abbiamo preso un po' di roba, ragazzi. C'ho ancora un po' di muscoli, ce li ho, eh. E stasera vanno via tutti i muscoli perché abbiamo preso un quintale di roba. Con calma, con calma. Calmiamoci che adesso facciamo tutto, eh. Stasera abbiamo svalicato. Stasera siamo in Carpegna, quasi in Carpegna. Ragazzi, siamo a Pietrarubbia. E stasera io e la Lori volevamo farci un girettino e siamo finiti in questo ristorante. Siamo passati adesso, abbiamo chiesto se potevamo cenare. È un po' prestino come al solito perché, come al solito, vedete, sono le 6:36. E abbiamo chiesto se potevamo cenare. Adesso aspettiamo una mezz'oretta e andiamo dietro. Siamo avanti. Siamo qui. Questa è la Rupe, siamo a Pietrarubbia. Via Montefeltresca, mi sembra che si chiama questa. Così almeno non dite vicino a Carpegna, così almeno non dite, ma non dici mai dove siete. Quindi oggi ci siamo fatti una girata, è sabato, e siamo venuti qui a mangiare. Boh, vediamo come si mangia, non so. Abbiamo chiesto, io ovviamente ho chiesto se posso fare il video, ho detto sì, non c'è nessun problema. Quindi aspettiamo un quarto d'ora, 20 minuti che aprono veramente, poi andiamo a vedere che cosa ci danno da mangiare. Ragazzi, guardate, bellina sta cosa. Direi bella piena, eh? Lui è il boss, no? Lui e lei con il figlio, scusi, lei è, vedi, beccati tutti e due, vedi? È un forno a legna con un forno rotante a legna. Donna! Ma spettacolare, la funzione del rotante, spiegala. Non si brucia la pizza, non c'è bisogno di girarla e la cottura è sempre uniforme. Questa roba, mai visto? Prima volta che lo vedo? Sì. Mai visto? Ringraziamo il dottore che... Ci hanno appena portato il menù. Intanto la sala ha cominciato a riempirsi, eh. Sono le 7... Le 7:04 e la sala già si riempie. Allora... Vediamolo insieme il menù, vediamo insieme, Cioè di roba non ne ha una marea. Guardate che roba. Questi sono antipasti primi, condimenti e di qua secondi. Ma guarda la roba che c'ha. Madonna, contorni, piade, cioè ragazzi, qui c'è da perderci la testa. Una cosa figa che ho notato è che praticamente i primi ne hanno tagliatelle, gnocchi, gnocchi gnocchi ripieni, strozzapriti, ravioli, passatelli, ma di fianco non scrivono i sughi, perché praticamente in fondo c'è tutta la pasta, tutti i primi che hanno, tu li puoi fare con ragù, pomodoro, porcini, pasticciati, panna, salsiccia, porcini, pendolini, boscaiola, panna, cioè praticamente ogni primo che tu scegli ci puoi mettere il condimento che vuoi. Quindi questi me li lascio consigliare. Eh sì, per forza, per forza. Oh, sera, sera signorina, inquadriamo la signorina, anche se si vergognerà, però anzi signora, perché ho già fatto una foto col figlio, quindi che è simpaticissimo. Allora senti, io vorrei sentire un po' di cose perché ci sono delle cose che mi ispirano, tipo volevo sentire questo carpaccio di manzo. Ok, con julienne di verdure grigliate. Perfetto. Ok. E poi manzo, volevo un crostino, però vedo... Ah, fammi guardare questo qua giù. Fantasia dello chef. Okay. Sono tutti gusti, giusto? Sono 4 gusti, 2 pezzi ogni gusto. Perfetto, benissimo. Okay. Poi, qui c'è un problema stasera. Sì, ditemi pure. Fai troppi primi. È vero, confermo. Io non ne voglio, cioè io ne ho già visto. Uno lo mangiavo quando ero piccolino. Okay. Ed è il gnocco ripieno di carne. Quindi dopo i sughi me li consigli te. Certo. Allora, io vado, gnocco ripieno di carne. Ok. Poi io farei al pomodoro classico. Perfetto, al pomodoro classico. Ravioli ripieni di cosa? Di verdura ricotta. Sì, e dopo lei fai il porcino. Fai, perfetto. Bianco, rosso, faccio un bis. Ok. Ok, poi cappellaccio mi ispira. Alla norcina.
perfetto. Ah, questo qui è già ripieno di burrata alla norcina, benissimo. E le tagliatelle, come le fai le tagliatelle? Vogliamo provare a farle al sugo d'oca? Bianco rosso. Il gnocco già al pomodoro, facciamo rosso. Perfetto. Di seconda? Io qua ho letto, una tagliata la vorrei. Ok. Spiegami cosa vuol dire tagliata di fiorentina con l'osso. Spiega sì, un po'. Sì, praticamente c'è l'osso, la parte di filetto e praticamente parte di bistecca. Ok, con perfetto. Un po' di... Come me la fai? Io ho visto che hai già fatto i porcini nel primo, se vuoi, lardo di colonnata e radicchio. Sì, sì, ok. Vai, cottura ci sta. Media al sangue? Media. Media. So che non si dovrebbe media. Perfetto. Vogliamo fare un arrosto dai, misto? Dai, sì, di vuoi. Abbiamo coniglio, faraona, pigione ripieno. Dai, sì, sì, sì. Ok, tutto vai. Quanto. Contorni fatte, dai, non mi interessa, dai, quello che vuoi. Ok, noi facciamo melanzane grigliate, molto buone, consigliatissime. Va bene. E un gratin, va bene? Da sentire, però c'è un problema, bisogna che fai poca roba. Cioè, nel senso, fai le porzioni un po' stringate. Ragazzi, okay. Facciamo le porzioni un po' stringate perché se io abbiamo fatto, cioè siamo un po' distanti da casa. Oggi abbiamo fatto un bel giro da Lori e dobbiamo tornare a casa, sani e salvi, è sera. Quindi mi raccomando con le porzioni. Perfetto, va benissimo. C'hanno pure il vino loro. Ma non c'è. Pure il vino. Abbiamo preso un po' di roba, ragazzi. C'ho ancora un po' di muscoli, ce li ho. E stasera vanno via tutti i muscoli perché abbiamo preso un quintale di roba da mangiare. Però gli ho chiesto di fare le porzioni piccole perché c'ha, i primi che ha sono fuori di testa e i primi si devono mangiare. Allora, ragazzi, guardate chi vi sto per far vedere adesso sotto il tavolo. Guardate, è vicino al piede della Lori, cioè, ha aperto gli occhietti, l'amore mio. Lei, porina, sta lì, buona buona, quatta quatta, tutta lì, calma calma. E allora l'abbiamo messo, avete capito come ci siamo messi la Lori, vedete? Cioè, per così, perché almeno il cane sta buono. Giuro che non l'ho fatto. Ragazzi, la Lori stava buttando sul vino col tappo. Non l'ho fatto. Qui la roba ha cominciato ad arrivare, cioè le porzioni sono no abbondanti. Guardate che roba questa. Carpaccio di manzo con julienne di verdure grigliate. Belle, mamma che spettacolo, bellissima. Alla Lori la carne cruda non piace, vero Kika? Madonna che sapore. Questo julienne di verdure grigliate gli dà quel sapore di abbrustolito alla carne, veramente particolare, ragazzi. C'è già il mondo, quindi si sentirà un casino della miseria, sicuro. Che roba. Delicata, buona, proprio buona. Ragazzi, andiamo ai crostini. Ragazzi, guardate che roba. Allora, questo è un crostino con l'impasto alla romana, ok? Quindi sembra una pizza più che un crostino, però è una pizza, ovviamente. Questo è mozzarella, porchetta, rucola e patate al forno. Cioè, guardate che roba. È mondiale, mondiale. Oggi lo chef si è sbizzarrito. Funghi cardoncelli con mozzarella e funghi cardoncelli sempre sotto. Quelli sopra sono fritti però. Attenzione, è importante questo. Non ci resta altro che andare all'assaggio di questi funghi. Io funghi fritti non li avevo mai sentiti buoni. Buoni, ragazzi. Mozzarellina e funghi sotto. Ottimo. Passiamo al prossimo. Questa era verdura, era, perché l'ho mangiata tutta, verdura cotta, guanciale e mozzarella sotto. Molto buono. E visto che siamo in Carpegna, vicino alla Carpegna, prosciutto di Carpegna, gratin e insalata verde sopra.
Questo è spettacolare, ragazzi, eh. Porca miseria, questo proprio spacca. Boh, ragazzi, il carpaccio spaccava, i corsini buoni lo stesso, ma se devo scegliere il carpaccio alla grande, veramente buono, delicato, ci sta proprio. Corsini buoni, mica, per carità, però cacchio, sono tosti, sono calcati, sono pesanti, Dio buono. Quattro di questi corsini, forse stiamo bene la settimana. Stop, do un pezzettino di carne, basta. Passiamo ai primi, perché sono proprio pieno. Gnocco ripieno al pomodoro e ravioli ai porcini. Allora, spendiamo una parola per questo spettacolo. Guardate che roba, guardate che spettacolo. Cioè, non è grande, è immenso. Cioè, nel mezzo è proprio bucato. Cioè, è bucato e c'è la carne nel mezzo. Ma è una roba incredibile. Sono fatti a mano questi? Secondo me sì, sono fatti voi. Io direi proprio di sì. Sono arrivati gli altri due primi. Praticamente, invece di fare le tagliatelle all'oca, ha fatto i gnocchi all'oca. Gnocco normale, non ripieno. Benissimo, non c'è nessun problema. L'altro primo sono i cappellacci di norcina ripieni di burrata, che ci avevano sopra quel bel strato. Adesso andiamo all'assaggio, eh. Mi ha portato una pizza da vedere, perché non... bellissima. E adesso ho detto, fammi fare qualche altra foto di qualche altra pizza, qualche altro video. Perché secondo me con le pizze questi sono forti, eh. Secondo loro queste sono mezze porzioni. Vi rendete conto? Allora, andiamo all'assaggio di questi ravioli coi porcini. L'immagine... tanta roba, eh. Ragazzi, qui è tutta pasta fresca, eh. Allora, in questo caso il gnocco è difficile che sia tosto, non si appiccica, però tanta roba anche il gnocco. E il raviolo invece è piccolo, piccolino, e mi piace, ed è bello al dente. Vedete, se vedete una mano passare è la Lori. Madonna, guarda che roba! Guardate, ragazzi, questo è il gnocco all'oca. Guarda che spettacolo! Madonna mia, i pezzi d'oca che ci sono! E questa, ragazzi, questa è roba fatta bene. Un pezzo di pelle dell'oca, cioè, rendete conto? Cioè, qui non è che si risparmiano, eh. Guardate i pezzi. Guardate. Questa è tutta carne dentro. Ma. Aspetta, ma. Ma che roba? Cappellaccio ripieno di burrata alla norcina. Guarda che roba. Cioè, guardate che spettacolo. Ma che roba, ragazzi? Adesso è la burrata che c'è dentro. Madonna, ragazzi, non ho veramente commenti. Non ho veramente commenti. Uno più buono dell'altro. Uno più buono dell'altro. Gusti, uno diverso dall'altro, eh. Però casualmente insieme sposano veramente bene. Pasta tutta bella al dente, tutta fatta in casa ovviamente. Tre paste ripiene. E una non ripiena, questo gnocchettino piccolino non è ripieno, ma... ma è pieno di carne. Mamma mia. Che posto che abbiamo trovato oggi. Per puro caso abbiamo trovato un posto mondiale. Voglio chiedere alla Lori quale preferisce, qual è il migliore per lei. Oh, se avrei pensato questo. No, gli gnocchi quelli ripieni di carne. Sorpreso. Io non so qual è più buono, tre cappellacci e ravioli.
cappellacci, perché quel ripieno di burrata, però anche ragazzi, ma sono tutti buoni, cioè diciamo che non so, 9.5, 9.7, 9.9, 10, cioè questa è la classifica, non è che uno è da 7, uno è da 8, uno è da 10, cioè qui sono dal 9.5 in su tutti, anche il gnocco ripieno, cioè quel ripieno dentro era anni che non lo trovo più, non lo so, ragazzi lascio la scelta a voi, scrivetemelo qua sotto nei commenti, secondo voi qual è il più buono dei quattro, anche se non l'avete sentito, vai, voglio i commenti. Allora, praticamente abbiamo scoperto in questo momento che da Marco, titolare, che alla mattina vengono due signore a fare tutta la pasta in casa. Non la fanno a casa loro, la vengono a fare qui tutte le mattine. Hanno 84 anni e hanno pure un'azienda agricola. Fate conto, quindi quando ho finito qui vanno a casa a mungere mucche. Che avete capito perché la pasta è buona? Mamma, posti del genere ragazzi è difficile trovarli, siamo proprio cascati a fagiolo. Ragazzi guardate che spettacolo ste piste. Quella l'ho già vista là. Ma che spettacolo queste piste, mamma mia. Se sapevo ne prendevo una. Allora. Fa il furbo, voleva spiegare senza far vedere, avete capito? Okay, senza farsi vedere. Qua vai. Abbiamo coniglio in porchetta, piccione ripieno, faraone al forno e agnello al forno con olive taggiasche. Buon appetito. poca roba, con calma. Calmiamoci che adesso fessano tutto, eh. Andiamo, partiamo dal coniglio, che secondo me è il più buono. Coniglio ripieno, bello scrocchiolante, mondiale veramente, stratosferico proprio. Adesso andiamo al piccione, anche il piccione ripieno, non sono un amante del piccione, sono proprio sincero, anche perché mi sembra di mangiare i piccioni quelli in piazza. Cioè ragazzi, mentre sono qui ha portato la tagliata alla Lori. Uno spettacolo veramente. Devo ammettere che anche questo piccione, ragazzi, non è niente male, eh? Ma bellissima ragazzi, guardate che faraona, meravigliosa, veramente meravigliosa. Io la mangio con le mani. Andiamo all'agnello, guardate che bel pesto. E con le, è cotto con le olive taggiasche, gli dà veramente un retrogusto di oliva, veramente buono, proprio particolare. Porca miseria. Io mi metto un pezzo di lardo sopra. Radicchio? No, radicchio no, perché non amo il radicchio, ragazzi. Però la tagliata col lardo. No. Si squaglia in bocca, cottura perfetta. Incredibile, proprio buona. Dopo tutta questa sbaghinata, giustamente, hanno pensato di portarci un po' di melanzane grigliate e un po' di gratin. Non bastava tutto quello che ci è andato, ragazzi. Mamma mia. Ragazzi, in mezzo a questo casino, come di consueto, buona salute a tutti. Mascarpone con fragole e Nutella. Mascarpone con fragole e Nutella e un tronchetto al cioccolato, biscotti e cioccolato. Giusto per finire in bellezza. Buon dessert. Che spettacolo. Voi lo sapete che non si può finire la cena senza dessert. Guardate che spettacolo questo mascarpone, ragazzi. Voi lo sapete che non ne posso mangiare molto. Mascarpone,
fragole Nutella. Che spettacolo. Ma che roba buona. Anche il suo salame al cioccolato spacca. Mamma mia ragazzi, che fatica. Stasera è stata fatica. Guardate che posto. Guardate che spettacolo là dietro. Mamma mia, veramente. Stasera è stata fatica perché da mangiare era tanta roba. Dentro c'era un casino, ci è capitato una serata, c'era un compleanno, c'era una tavolata da 30 persone, un casino della Madonna. Spero che si sia sentito bene. Giunto alla conclusione, devo dare i voti. Qui la cosa si complica perché quei posti all'improvviso trovati così, dici cazzo, è possibile che hai trovato un posto del genere che si mangia così bene? Eh sì, io qua, noi andavamo qua in Carpegna, andavamo in un altro posto e adesso passavamo proprio per andare in quel posto, passavamo proprio in questa strada e abbiamo trovato questo ristorante. E per caso abbiamo detto vabbè, fermiamoci, vediamo. Location veramente carina ragazzi, voto 9 perché alla location un bel voto 9 ci sta. Il servizio, io indipendentemente dal servizio che hanno fatto a noi, volavano, andavano come i matti, quindi velocissimi, simpaticissimi, in gamba, quindi io gli darei un bel 9 anche al servizio. Il menù c'era, non so, avete notato quanta roba c'era? Incredibile, non si sa quanta roba c'era, io non ho mai visto tante cose. La cosa che mi ha lasciato più, che mi ha colpito più di tutti, erano tutti quei primi, e dove a ogni primo potevi mettere il sugo che volevi. Questa è stata la cosa secondo me più figa di tutte. Quindi ragazzi, direi che gli possiamo dare un bel 10. Io gli voglio dare un bel 10 al menù perché se lo merita la grande. Il conto, allora ragazzi, il conto non fa testo stasera. Non fa testo perché abbiamo mangiato praticamente l'impossibile, quindi non è che possiamo dire vabbè, abbiamo mangiato un primo, un antipasto, due primi, due secondi. Non fa testo, non fa testo. Abbiamo speso ovviamente una cifra alta, non ve la so neanche dire, però non si può neanche, capito? Non vi posso neanche stare a dire sì, gli do 10, no, gli do 9, no, gli do 7. Perché questo? Perché veramente abbiamo mangiato di tutto e di più, cioè due secondi, quattro primi, perché io volevo assaggiare un pochettino il tutto e quindi sono stato lì a ordinare così a man bassa. E ovviamente abbiamo fatto anche da portare via, ve lo faccio vedere perché l'abbiamo già messo, guardate un po', è la doggy bag, è lì, quindi abbiamo da mangiare per almeno due giorni. Mettiamoci un punto di domanda al conto e la velocità di esecuzione. 10, gli diamo un altro bel 10 perché un altro bel 10 ci vuole. E alla mia pistolina anche 11. 11 alla mia pistola, ma io alla mia pistolina gli diamo 11. Ciao ragazzi, ristorante La Rupe, dovete assolutamente venire, Pietrarubbia. La via ve l'ho detta prima, non me la ricordo perché l'avevo letta su Google. Iscrivetevi al canale Cecco PT. Salutate Cali. Ciao Cali. Bacino Cali. Allora, ciao ragazzi.